Amici di Linea Verde, buongiorno, benvenuti ad una nuova puntata. Siamo in Basilicata, precisamente nell'Alta Val d'Agri. Guardate che bella questa vallata. Beh, questo è diventato parco nazionale da un anno, dopo un lungo iter, i nostri classici iter, addirittura 15 anni. Ovviamente per essere un parco nazionale è un territorio di biodiversità, un territorio che offre prodotti di altissima qualità. Però qui c'è una grande contraddizione. Qual è? Beh, qui ci sono 12 paesi e questi 12 paesi vivono su questo territorio e qui sotto c'è il petrolio e ce n'è anche tanto. Noi nel corso della puntata cercheremo di capire qual è l'impatto dell'oro nero ovviamente sull'ambiente e anche sull'agricoltura. Iniziamo il nostro viaggio in questa bellissima terra con Antonio Colangelo, agronomo zootecnico. Allora, innanzitutto mi hai portato due bellissimi esemplari di Haflinger, vero? Sì, la Vellignese, animale introdotto qui in Basilicata proveniente da Velengo, paese in provincia di Bolzano. Avete vinto anche tre premi. Alla Fiera di Verona. L'ultima Fiera di Verona, gli stalloni lucani sono stati premiati con il primo, secondo e terzo premio per quanto riguarda il campionato stalloni italiani. Allora, Antonio, manda le ciance, sali in sella e iniziamo il nostro percorso, ok? Vai, andiamo! Antonio, beh, possiamo dire che questo è un panorama straordinario. Bellissimo. Però non ci sono solamente questi meravigliosi cavalli, questi esemplari. Vedo che avete anche le podoliche, avete le capre, avete le pecore. Sì, qui in quest'area insiste una zootecnia da carne. Sì. Ci sono allevamenti di podolica, allevamenti ovicaprini, le cui produzioni sono famose. Il caciocavallo della podolica e il canestrato degli che adesso vedremo anche. Perfetto. Senti, ma voi perché li utilizzate questi cavalli? Che cosa fate? Qual è la loro mansione? Allora, la mansione di questi cavalli è innanzitutto vengono utilizzati per l'attività di equiturismo e in più vengono utilizzati dagli allevatori per seguire gli animali qui che vengono allevati allo stato brado. Vivono d'estate ed inverno e durante durante l'inverno, quando qui comunque c'è molta neve, diciamo che come troviamo nell'altro versante. Sì, vivono in quest'area, all'aperto, anche d'inverno sotto la neve. Senti, com'è proprio la podolica? È perché è una razza autoctona, è molto resistente alle intemperie, a questi paesaggi molto, molto, molto difficili. Vivono alimentandosi all'aperto, sui pascoli montani, con piccole integrazioni a base di fieno qui all'interno delle aziende. E allora, Vincenzo, buongiorno. Buongiorno. Io sono passato da te, guarda che bello, guarda che bello esemplare. Questo veramente è bellissimo. È vero? Sì, sì. Allora, Vincenzo, tu qua ci fai il casiedo, è vero? Sì, il casiedo è un formaggio di capra. È un formaggio di capra. È uno dei grandi prodotti d'Italia da salvare. Sì. Sono pochissime aziende che lo fanno. C'è la signora, mia moglie qui, Sandoro Maria. Salve signora. E insieme ad un'altra azienda di Moliterno che ancora riescono a produrlo. Ecco, ma il casiedo però possiamo dire che era anche un formaggio d'élite, perché comunque veniva regalato quando i contadini dovevano fare un regalo delle persone nobili, vero? Esatto, perché questo formaggio che è, questo, praticamente, è correlato. Antonio, scusa, te lo lascio a te. Questo formaggio, qui, guardate che bello. È un formaggio di produzione solamente estiva, cioè della fine primavera e inizio autunno. Sì. Per cui noi troviamo la felce e la nepitella che viene bollita nel latte, che è un'erba aromatica che dà un profumo caratteristico a questo formaggio. Chiaro. Quindi si fa quando le pecore o le capre, specialmente le capre, andavano in asciutta durante il periodo estivo. Ecco, questo che fai, lo chiudi totalmente? Poi lo chiudiamo. Lo chiudete totalmente? Si lega sempre con fibre vegetali, che può essere la ginestra, certo, oppure il giungo. O se ci avete anche il salice pungente, magari seccato, lo vai a mettere. Anche quello, sì, purché sia tutto, tutto naturale. E voi lo andate a vendere in questo modo proprio? E noi lo vendiamo in questo modo. O comunque sì, ecco, veramente un bel regalo. È qualche cosa veramente di straordinario. Senti, ma tu non hai solamente il casiedo, non abbiamo solamente il casiedo, abbiamo il canestrato, che è il prodotto, diciamo, più antico dell'Italia meridionale.
perché grazie alla ricerca petrolifera sì. gli scavi ci hanno dato alla luce alcune necropoli dell'occupazione greca, la colonizzazione greca, intorno al IV secolo avanti Cristo. Abbiamo trovato dei reperti fittili di terracotta che riproducono la caciottina di terracotta, addirittura una grattugia in bronzo, quindi risalendo al IV secolo avanti Cristo. La tradizione appunto di questo formaggio risale veramente nella notte dei tempi. Oggi invece, grazie all'organizzazione commerciale che è partita dal 1850, cioè nel Regno delle Due Sicilie, e Moliterno si è consorziato in stagionatori e commercianti. Allora che cosa è successo? È successo che addirittura il porto di Napoli sì. aveva un molo dedicato a Moliterno per l'esportazione di questo prodotto. Perché questo prodotto è stato esportato nelle Americhe? Perché durante la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, c'è stato l'abbandono delle campagne. Certo. Tutto ciò, questo formaggio, ha avuto la sua storia anche a livello americano. Ed è stato in virtù delle migrazioni ecco. che c'è stata. Quindi purtroppo le migrazioni c'è ancora, ecco, comunque sì. i giovani qui. Sì. Però per quanto riguarda la zootecnia, sì. è vero che i giovani hanno reinvestito in valle vero, e hanno lasciato vero. Qui sopra? È vero, no, non è che hanno lasciato, diciamo che quel 30% di cambiamento generazionale che sì. c'è stato nel mondo agricolo, la Val d'Agri lo ha mantenuto forte. Perché? Perché il popolo locano è molto legato alla propria tradizione, alla propria terra, e quindi diciamo che quel 30-40% di gioventù è ancora rimasto legato a questo bellissimo panorama, cioè questo terreno. Voi avete visto da stamattina certo. quello che offre la Val d'Agri, l'Alta Val d'Agri, il Medio Agri, cioè praticamente diciamo che i prodotti principali di questo territorio vengono sviluppati in questa valle. Quanto deve essere stagionato questo formaggio? Noi partiamo come consorzio, perché sì. abbiamo creato un consorzio di tutela nel 2001. Partiamo da una prima stagionatura di 60-90 giorni. Vincenzo, mentre stai parlando, però io sì. sono distratto. Antonio, vieni qui. Che ci stanno a fare lì? Sbaglio, quelle sono romagnole? Sì. E che ci fa? Come mai romagnole e podoliche assieme? Anche per alcuni incroci mirati, incroci industriali per la produzione di carne. Poi però è un ceppo specifico, quello della romagnola, iscritto al libro genealogico. Chiaro. Poi le pecore, i cavalli, tutti assieme. Cioè proprio un'armonia. È un'armonia, sì. È come il popolo lucano, che è tutto insieme. È vero, è vero. Così. Allora, questo è veramente formidabile, sì. è buonissimo. Io vi invito sul nostro finale, vi invito ovviamente sì. al pranzo della domenica. Adesso però noi certo. abbiamo raccontato, abbiamo detto che qui sotto c'è il giacimento di petrolio, giacimenti petroliferi sì. più grandi d'Europa, ma qui però viene prodotta energia alternativa. Non ci credete? Andiamo.